Popolo della radio! Beh, amici miei, voi non potete vedere, solamente quelli che hanno la webcam possono vedere. Parenzo, tu vedi? Mi vedi a Milano? Mi vedi? Adesso che mi collego col Ah no, tipo. Perché sei a cosa, è vero, sei a Milano, tu non sei in studio a Roma, scusami, sei a Milano. Allora, sei a Milano a casa di altri, cioè, la cosa incredibile è che Parenzo oggi è a Milano ma non è in studio. Ma lasciamo perdere questo video. Ho un coniglio meraviglioso. Non è vero? Sì. Ho un vivo. Ma che vivo, morto. Morto, un coniglio morto, guarda, è assolutamente uguale tra l'altro, c'ha ancora l'occhio. No, ma di pezza sarà. No, che di pezza, un coniglio vero, sono andato alla macellaio. Sono andato dal macellaio e ho comprato un coniglio, un meraviglioso coniglio, eccolo qua. Stupendo, ragazzi, è meraviglioso, ve lo descrivo. È proprio come il coniglio, i coniglietti, sei i coniglietti quelli che vediamo nei film, eccetera, che vediamo, è un coniglio buonissimo, ordinato. Avete un coniglio intero? Sì, volete che lo spezzettiamo, che lo faccio a pezzi? No. Ho detto no, lo voglio intero, coniglio, eccolo qua. Perché lo mangi? Aspetta, adesso lo faccio portare con un pony, con la macchina della zanzara, bellissimo, la macchina con scritto la zanzara. Con la macchina della zanzara lo faccio non portare. Non c'è nessuna macchina della zanzara. Sì, come no? Cioè, che ne sai tu che succede a Milano? Quella di Napoletano. No, è così bravo, con l'autista sera, con l'autista dall'autista di Napoletano, che spesso non c'ha un cazzo da fare, parcheggiato qua sotto del Savano, no. La mazza per 24 ore. Sì, spesso è così. Non è vero. Sì, non è vero. Vabbè, ma è normale che sia così. Allora, perché non può trasportare me da Milano? No, aspetta, no, ma quello è un altro discorso. Questo coniglio meraviglioso, sì. Stupendo, che con era vivo. La macchina di Napoletano. Esatto, con la macchina andrà a un ristorante, qui a Milano, dopo dirò il nome, sennò gli animalisti cominciano a rompere i coglioni, per essere cotto al forno. E non ho capito perché l'hai comprato tu. No, l'ho comprato io, perché, te lo spiego, perché c'è una assurda... Per fare un gesto provocatorio. No, ma che gesto provocatorio? Io ho un coniglio in mano, lo consegno fra pochissimo, anzi adesso, lo consegno all'autista del signor Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, perché lo porti in un ristorante di Milano, che poi me lo consegna intorno alle 8:10 al forno con le patate arrosto. Già ordinato tutto, già fatto tutto, già organizzato tutto. Ma chi se lo mangia poi? No, me lo mangio io qua, poi lo offro, eccetera, tutti, eccetera. La cosa fondamentale è questa, perché? Perché faccio questa cosa? Mica perché voglio dire che mangio il coniglio oggi, chi se ne frega, uno potrebbe dire. Perché c'è gente che vuole equiparare i conigli ai cani e ai gatti. Ne ha parlato anche il signor Nicoletti l'altro giorno, signor Nicoletti. Perché come animali, diciamo, di compagnia, come animali domestici. Cioè impedire a noi di mangiare il coniglio, a noi, a chi vuole di mangiare il coniglio. Che è buonissimo, tra l'altro, buonissimo. E... Non lo so, io non lo mangio il coniglio. Però... Non mangi il coniglio, perché non mangi il coniglio? Cioè, no, la LAB, la Lega Antivisezione, è un'altra associazione animalista che si chiama non Animal, non so che. Non è un cibo permesso dell'ebraismo il coniglio. Ah, però. Ma che cazzo potete mangiare voi? Niente. Cioè, ma allora, tutto il 5... mangio, vitello, pollo. Il 5 e il 6 dicembre fanno questa roba qui, questa specie di raccolta di firme più manifestazione, non so, cioè, ma vi rendete conto? Vogliono proibire il coniglio. Nicoletti, sentiamo. A forza di sentire parlare questi vegani, mi è venuta una voglia di coniglio alla ligure che non ne posso più. Io non capisco se il signor Nicoletti, che io adoro, signor Gianluca Nicoletti, condivide questa campagna. Sembra di sì, questa campagna, che ne ha parlato lui nei giorni scorsi. Assurda campagna per togliere il coniglio dalle nostre tavole. Addirittura la Brambilla qualche tempo fa voleva il carcere per chi mangiava il coniglio. Il carcere, amico mio, il carcere. Beh, mi sembra questo. Non ho capito, il signor Nicoletti, spero che abbia ancora un po' di sale in zucca. Credo di sì. Ho visto la foto ora. Ma sì, ma quel coniglio meraviglioso, adesso lo vengono una a prendere. Cosa schifosa hai fatto. Ma perché? Ma è stupendo. Con tutti questi anelli, scusi, tutto incartato. Mi chiamate l'autista di Napoletano per venire a prendere questo coniglio, per favore, che deve andare a un ristorante di Milano per essere cotto e consegnato intorno alle 8:00. Ho visto la foto, è agghiacciante. Dai, ma che è agghiacciante, è un coniglio. C'ha anche la forma del coniglio, è stupendo. Una grande tradizione culinaria italiana, il coniglio si può fare in mille modi. Allora, venite a prendere questa roba. Non capisco se Nicoletti ha del sale in zucca oppure è impazzito, spero che stia giocando, che stia solamente descrivendo questa cosa, come è giusto che sia, perché il coniglio lo mangiano tutti e tutti quanti vanno a tavola, e sentiamo quello che ha detto. Se il coniglio diventasse animale domestico come il gatto, nessuno potrebbe più mangiarlo. Oggi non posso farmi uno spezzatino di gatto, mi arrestano, perché il gatto è protetto in quanto animale domestico, quindi ricettacolo e collettore di un'affettività umana che deve essere salvaguardata. Lo stesso vale per il cane. Però per il coniglio in realtà questo non funziona. Allora, ragazzi, l'affettività umana, quello che volete, va benissimo, i cani, i gatti, d'accordo, il coniglio no, francamente no.
francamente. È il terzo animale più diffuso nelle case degli italiani, d'accordo, ma io voglio mangiare il coniglio, cazzo, è buonissimo. Voglio mangiare il coniglio e non mi rompete i coglioni, lab, animal quality e cose del genere. Non ci riuscirete a togliere però il coniglio dalla mia tavola. È una grande tradizione, anche nella mia regione, l'Umbria. Ma di che parliamo, ragazzi? Insomma, di questo passo arriveremo a proibire le cose, dai, su. Ragazzi, non mi toccate il coniglio. Ma viene sto autista o no a prendere sto coniglio? Sennò è troppo tardi. Su, al forno deve essere fatto, spezzato, diviso in parti. Ma la testa, per esempio, con l'occhio che quasi vede come quello di un coniglio, di un coniglietto, quello che regaliamo anche con il coso, no? Regaliamo anche ai nostri figli, perché una delle motivazioni è questa, come lo regaliamo come peluche ai nostri figli e poi sì, lo cuciniamo. Ma che cazzo faccio, c'entra? Ma cosa non c'entra? Faccio vedere qui a mia figlia. Ma sì, brutta, devi vedere la foto, ma ragazzi, però non bisogna essere ipocriti. Il coniglio si è sempre mangiato ed è sempre esistito, non è che muoiono i conigli. Non è che scompaiono i conigli, dai, su. Allora ragazzi, in attesa, beh, facciamo così, è arrivato a trovarmi di passaggio Antonio Razzi. Antò, vieni un attimo dentro, mi prendi sto coniglio, glielo porti un attimo giù, che tu sei più influente, sei più senatore, capito? Senatore della Repubblica, lo porta lui qui all'autista di Napoletano, così almeno lo dà sto ristorante. Antò, eccolo qua, entra nello studio, signor Razzi, scusami Antò se ti faccio. Ecco qua, ma è vero che la testa del coniglio si può cucinare? Beh, noi in dialetto abruzzese diciamo la coccia. La coccia dello coniglio sotto lo cop è la fine del mondo. Ma tua madre te la faceva, sì. Mia mamma mi faceva, cioè, me lo riservava, diciamo adesso in Italia, la testa del coniglio sotto al coppo, che con la cenere su e col carbone sopra, sì, veniva la fine del mondo. Per cui si mangia anche la testa? Cavolo, è la migliore che c'è. La cosa più buona del coniglio è la testa. Io è la migliore, perché lì prende tutti i sapori. Tutti i sapori della testa. L'autista di Napoletano aspetta, credo, cerchiamo di trovarlo un attimo. Grazie. Se non se lo prendi a lui, me la riporto io a casa e me la mangio. No, deve andare al ristorante a fare cucinare, deve portare qua. Allora vuol dire che ce ne andiamo a mangiare al ristorante. Vai. Allora, capito, la coccia del coniglio, come si dice in abruzzese, sì, pare. Sì. La coccia del coniglio. No, ma almeno mi sembra utile. No, vabbè, adesso non esagerare, su, no, ha fatto un piacere. Non facendo un cazzo in Parlamento, almeno. Ma non è vero che non fa un cazzo in Parlamento, dai, no, su. Ma dico, questo hai trovato un ruolo giusto. È vero che 12.000 euro per portare un coniglio a un ristorante. Dai, non fare il coglione, dai. Però, ragazzi, è arrivato il coniglio. Allora, mi portate per favore questo coniglio, questo piatto favoloso di coniglio al forno con le patate, questo assaggio di coniglio al forno con le patate, perché non l'abbiamo potuto preparare tutto, naturalmente, no? Ma chi l'ha riportato sto coriglio? Un signore che non so se posso fare il nome, perché naturalmente gli animalisti poi rompono i coglioni. Possiamo fare il nome? Ma sì, facciamolo, dai. È un ristoratore di Milano, dei Navigli, una volta abitavo sui Navigli, che si chiama il Coniglio Bianco. Coniglio Bianco sui Navigli, un signore che si chiama, venga qua. Giampiero, che mi ha portato il coniglio. Appoggiamo? Aspetta, appoggiamoci qua. Mamma mia, che odore fantastico, ragazzi. Cioè, il coniglio favoloso. Ma tu fai proprio il coniglio, perché il ristorante si chiama il Coniglio Bianco. Esatto. Il coniglio bianco, dunque invito tutti ad andare al coniglio bianco, ovviamente. Mi ha portato questa roba favolosa di coniglio. Come si fa sto coniglio? Vieni qui. Mettiti qua, parla nella maniera più semplice, senza complicarsi la vita. Un po' alla ligure, un po' di pinoli, eccetera, sì, eccetera, rosolato, l'importante è che sia ben rosolato e poi dopo si cerca di ammorbidire. Comunque, senti, adesso... ma che cosa pensi dei signori vegani? Così, proprio velocemente, rapidamente. Proprio senza. Stanno distruggendo la natura. Non abbiamo più piante, non abbiamo più nulla, cioè, cominciamo a avere problemi di ossigeno. Qual è quella battuta sui vegani fantastica? Sì, è famosissima. Dai, dimmela. Ammazzi un vegano e salvi una pianta. Però noi non vogliamo ammazzare nessuno. Assolutamente. Non vogliamo ammazzare nessuno, siamo persone pacifiche, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa, ma questa cosa che vogliono proibire, per esempio, tu chiuderesti? Oppure dovresti cambiare nome? Ma cioè, vogliono proibire il coniglio sulle nostre tavole, impedire che il coniglio arrivi sulle nostre tavole. Ma no, ma il problema è avere un'identità, cioè voglio dire, se io vado al calzolaio non posso chiedergli un etto di mortadella, quindi che vadano dove si possa mangiare vegano. No, vogliono impedire il coniglio perché lo paragonano al cane e al gatto, capito? Cioè tu che ti chiami ristorante Coniglio Bianco, cucini il coniglio, potresti cucinare tante altre cose, userò solo il riferimento ad Alice. Ah, così, no, cioè, ti adegui così. Cercherò, bisogna fare una battaglia per impedire questa follia. A Vicenza a porte chiuse mangiano i gatti, voglio dire, non è che voglio dire, a Bari mangiano i datteri a porte chiuse, c'è l'arresto, eppure se si chiudono le porte si mangiano i datteri. Grazie, ciao, a presto, ciao. Parenzo, vuoi assaggiare?
No, io non mangio il coniglio per religione, però no, mamma mia, tu questo per religione, gli altri perché è un animale che deve essere paragonato ai cani. Ma non disturbo a nessuno. Allora, aspetta un attimo che me lo mangio, aspetta un secondo. Aspetta, fammelo assaggiare un po', fammelo assaggiare. Mamma mia, voi non sapete che odore che fa. Cioè c'è un odore favoloso, favoloso. Tra l'altro questi del ristorante, ovviamente grandi ascoltatori della Zanzara, abbiamo portato questo coniglio. Grande marchetta, no, ma che marchetta, ma che marchetta. Guarda ragazzi, ma non mi avete portato una cosa, mi prendete una forchetta? Ma come cazzo mangio? Ah, c'è la forchetta, ma ha portato tutto. C'è la forchetta, eccolo qua. Mamma mia ragazzi, non avete idea di che odore favoloso c'è. So che molte persone sono in macchina, eccetera. Vabbè, hai svoltato la cena, dai. No, vado a cena, poi una cena seria, lo sai, no, stasera. Però no, aspetta. Non lo so. Sì, che cena c'è? La cena con i grandi ascoltatori, aspetta. Ecco. Fantastico. Coniglio favoloso. Veramente buono. Coniglio con le olive, vedo anche dei pinoli, giusto? Ci sono dei pinoli? O sbaglio? Ah, pinoli, fantastico, patate arrosto. Ha detto che quegli ossettini piccoli che ha il coniglio non ti vadano per attraverso, muori soffocato. Ma come si fa a proibire, a voler proibire una cosa del genere? Qualcuno vuole anche il carcere. Il carcere. La signora Brambilla voleva il carcere una volta. Oh, roba strepitosa, vi dico questo, voi siete invidiosi, magari alcuni sono a casa. Queste cose di solito nella classica radio non si fanno, no? Invece io mi mangio il coniglio perché mi hanno rotto i coglioni. La LAV e questi che vogliono proibire il coniglio paragonandolo al cane e al gatto. Ma di che parliamo? Il coniglio è una grande tradizione culinaria italiana, una grandissima tradizione culinaria italiana che va mantenuta. Non ci rompete il cazzo. Volete andare in piazza? Ma andate in piazza per qualche altra cosa. Protestate se proprio dovete andare in piazza perché non avete niente da fare dalla mattina alla sera, se non fare la propaganda sugli animali, che va benissimo, per carità, la protezione, il maltrattamento, eccetera. Fatelo. Passate un sabato, una domenica in un altro modo, non a proibire questa cosa fantastica. È una cosa strepitosa, buonissima, fantastica. Io i conigli li adoro, ma non è che si estinguono i conigli se uno li... Cioè i conigli si riproducono, non è una... Vabbè, ma ci sono mille ragioni, ragazzi, fatemi mangiare il coniglio adesso. Bravo Giuseppe, cazzo ce ne frega di Parenzo. No, Parenzo è d'accordo con me in questo caso, non lo mangio ma è d'accordo con me. Non lo mangio, ma certamente, assolutamente. Fantastico. Mi sto fregando, ecco Dio. Ragione tua, è vero, c'è l'ossetto. No, io ti ho detto, quello è pericoloso, perché adesso ti poi potessi morire in diretta. Sarebbe anche interessante, però... No, pensa, per carità, non arriviamo a questo. No, poi non si creerebbe il silenzio, perché potrei continuare a parlare io, però puoi morire. Ma parla tu un attimo con l'ascoltatore mentre mangio, intanto. Poi Giuseppe da Milano, ecco, Giuseppe, dimmi, caro. Sì, senti, io devo parlare con Cruciani, perché comunque... No, vai, parla con Parenzo, sto mangiando il coniglio, non per i coglioni. Ti invidio per il coniglio, te ne sono grato perché io ci vivo con i conigli pure, però ho chiamato per un'altra cosa, volevo svelarti perché Parenzo ha sempre la tosse, perché prima di entrare in trasmissione si fa le canne. No. Sì. Ti assicuro. Guarda, che ultimamente si vedeva anche dagli occhi. Dentro nel tuo studio con due occhi. Ti assicuro che non avrei nessun problema a dirtelo. Purtroppo è praticamente, ma ti assicuro, un anno. Sì. Sarà un anno. Buonissimo. Che non mi rulla una bella canna. Di solito Beppe, ma te lo direi, non ho nessun problema. E siccome lui fuma la marijuana, sicuramente oggi si è scoperto una cosa, ho finito di togliermi l'ultimo pezzetto. Ma guarda, è un mese che non fumo neanche le sigarette. No, ma lo sai che è successo? Mentre. Ho scoperto oggi, scusami un attimo, ho scoperto che in realtà nelle piazze italiane, nelle strade italiane, praticamente arriva una marijuana dopata. Cioè il proibizionismo sì. Ha creato un mercato assurdo per cui la marijuana che fumano in Italia, che molte persone fumano, è una marijuana dopata, cioè con sostanze che rendono la marijuana molto molto più forte. Così ho letto, ma gli esperti lo dicono. Ragazzi, abbiamo ancora Siciliano al telefono. Io voglio dirvi una cosa a proposito del coniglio, che molti mi dicono avete fatto la marchetta, non c'entra niente la marchetta. Io questo ristorante in realtà non lo conoscevo, ho fatto su Google oggi una ricerca, che è quella Coniglio Milano, e effettivamente mi ricordavo che c'era un ristorante che si chiamava Coniglio Bianco sul Naviglio. Per cui ho chiamato i signori gentilmente mi hanno detto sì, tranquillamente vi portiamo il coniglio in studio, per cui non c'è nessun tipo di marchetta, non conoscevo questo posto, non conoscevo il signore che è un mio ascoltatore, nulla di tutto ciò. Pubblicità e torniamo con Siciliano.